Buonasera a tutti e benvenuti ancora sul mio canale. Continuiamo sempre con gli allievi della patente B, simulando una scheda d'esame. E per quanto riguarda il video cronologico, siamo giunti alla sesta scheda d'esame, con commenti alle risposte. Proseguiamo. Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e devono essere mantenute sempre efficienti. E certo, quindi sempre di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti. Un veicolo a motore è dotato di sospensioni oppure di ammortizzatori, ma difficilmente di tutti e due. Falso. Le sospensioni sono le molle elicoidali e gli ammortizzatori cilindretti al suo interno, quindi entrambi collaborano insieme per la tenuta di strada, per frenare il coricamento del veicolo, evitare il beccheggio, rovio, eccetera, eccetera. Quindi è impossibile che siano singolarmente posizionati solo l'uno e l'altro, devono stare sempre insieme. Avvicinandosi a un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è necessario fermarsi sulla linea d'arresto. Eh certo, ragazzi, perché le luci rosse si accendono alternativamente poco prima che arrivi il treno. Nel frattempo si abbassano le sbarre, o le barriere o le semibarriere, e per cui noi bisogna fermarsi prima della striscia trasversale di arresto. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali, il conducente può invertire il senso di marcia adottando tutti gli accorgimenti necessari. E che siamo pazzi? Falso, c'è anche la revoca della patente se siamo ancora vivi. Sempre. Si deve tenere una velocità sempre superiore a 30 km orari. È falso, a meno che non c'è un limite massimo. In caso di fermata sul margine destro della carreggiata, senza segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale manovra, è disposta la sottrazione di 4 punti dalla patente del conducente. È falso, non prevede decurtazioni. L'unica domanda vera sui punti decurtati di 2 punti sulle norme violate sul traino. Il segnale raffigurato indica la fermata di un autobus. È falso, questa è la piazzola di fermata su una strada extraurbana principale. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B, nell'impegnare l'incrocio, deve fermarsi al centro di esso. È vera. Perché vedete, è l'unico tra i quattro che svolta a sinistra e va, tranne questo che non forma l'arco. Quindi quando si chiude un triangolo unendo i punti, 3 punti di incontro, B è costretto ad impegnare per primo e fermarsi al centro, così facendo arrivare la R, ND insieme ed infine la B. Quindi è vera. La manovra di sorpasso può di norma effettuarsi a destra sulle autostrade. Falsa, di norma sempre a sinistra si fa. Se a un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna costringerlo a tenere gli occhi aperti per evitare altre lesioni. Falso, bisogna evitare che si tocchi l'occhio senza tentare e bendarlo, senza tentare di togliere il corpo estraneo. Il segnale raffigurato indica una diminuzione da 3 a 2 corsie. È vero, in corrispondenza di un cantiere mobile, questo qua, perché riporta anche le luci lampeggianti gialle. E la distanza in metri. È Durante la sosta, il conducente deve impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. vero, che significa che lo dovete chiudere per evitare che qualche malintenzionato si prenda l'auto. Il segnale raffigurato è un preavviso di fermarsi e dare precedenza. Falso, è solo un preavviso di rallentare e se all'occorrenza ci si ferma per dare precedenza, perché non è uno stop. La distanza di sicurezza dipende dallo spazio percorso nel tempo di reazione. Certo, dalla reazione, dalla frenatura, dalla visibilità. Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni del traffico. Yavol, sì, anche in base al traffico. Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta. E certo, saranno inesperti, neopatentati. Il segnale raffigurato vieta la fermata del veicolo tra le ore 17 e le 20. Falsa, la sosta vieta dalle 17 alle 20, non la fermata. La fermata vi è consentita in qualsiasi orario.
Il simbolo raffigurato è posto sulla spia di freno a mano inserito. Falso, questa è la spia della segnalazione luminosa di tutti gli indicatori di direzione, le quattro frecce. La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica la vicinanza di una o più curve strette. Certo, una o più curve strette, tornanti, curve a raggio stretto. Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati se il conducente è in grado di correggere l'anomalo comportamento del veicolo agendo sullo sterzo. È falso, può avvenire una volta, mica siamo sempre fortunati. Bisogna mettere subito a punto i freni, andare a velocità moderata e correre in officina. Lo stato di shock si manifesta con presenza di brividi, pelle molto pallida e sudorazione fredda alla fronte. Certo, le manifestazioni sono viso pallido, sudorazione alla fronte, stato di agitazione, parole e frasi senza senso. Nelle aree di servizio delle autostrade il conducente non deve lasciare in sosta il veicolo per più di 24 ore. È vero, 3 ore sulla banchina. La patente di categoria B1 può essere conseguita a 16 anni di età. Vero, la B1 è per i quad e quadricicli non leggeri. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA Responsabilità Civile Auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione. Certo, le domande vere sono certificato di assicurazione, polizza e attestato di rischio e il modulo di constatazione amichevole, il CID. In presenza del segnale raffigurato, non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole corsie e a doppio senso di circolazione. E certo, sono vietate le 5 manovre. Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione, dobbiamo accostarci sulla destra e fermarci finché non sia passata la colonna dei veicoli che È seguono. falso, a che scopo? Abbiamo sbagliato, pazienza, dobbiamo fare tutto il giro da capo. Il segnale raffigurato indica la fine di una strada a doppio senso di circolazione. Falso, la fine di una strada col diritto di precedenza. Quindi ridiventa secondaria. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi. Esatto, e anche l'effetto serra sul riscaldamento del pianeta, eccetera. Vero, Il segnale raffigurato non consente la svolta a sinistra all'incrocio. perché direzioni obbligatorie consentite sono diritto destra. Ultima domanda, In ragazzi. presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura, il veicolo A deve andare diritto. È vero, perché questa è l'isola di traffico. A deve andare dritto, C e B a destra. Ma ok. La messa è finita, andate tutti in pace. Ciao ragazzi, alla prossima!